Va bene. Come state? Avete mangiato? Vi accappa la cicagna? Volete ballare? Giorgio, allora. La presenti tu Barbara? La chiami tu Barbara? Sì. Allora, una delle cose meravigliose che mi sono capitate in questa meravigliosa vita, come diceva Walter, nonostante gli incidenti mortali, aver rotto 2 o 3 vertebre lombari, emorragia interna, ginocchi lesionati, e grazie a quello oggi essere qua. Senza quell'incidente io non sarei qua oggi. Senza quell'incidente del 1997 io non sarei qua. Pensate com'è la vita. In quella notte, in ospedale, ho detto, se esco di qua con le mie gambe, faccio domanda di aspettativa, perché lavoravo nel Ministero della Difesa, ero in Marina Militare, quindi. Bene, lì decisi di cambiare la mia vita. E partì tutto da una casa di 40 metri quadri senza acqua calda e riscaldamento. Perché? Pensate a 33 anni andare a dire a papà e mamma, vengo a casa tua. Ho deciso di lasciare un posto fisso dopo 14 anni con lo stipendio fisso e la pensione assicurata. E naturalmente erano tutti con me, no? Vero? Bravo! No, disgraziato, i fratelli contro, gli amici, non ce n'era più uno. Perché se tu cambi la tua vita c'è tutto invidia, gelosia, possibilità di darti qualche coltellata. Non è cambiato niente poi entrando in questo mondo, non è che questo sia un mondo diverso, qui c'è sempre la stessa gelosia, invidia, coltellate, lo faccio anch'io, lo fai te, sì, allora vieni che ti porto a fare il relatore da un'altra parte, ti porto a fare questo, l'accademia, e c'è questo, sembra di essere a calciomercato, lo fai te, che bello, lo faccio anch'io. Aspetta, questi relatori li porto di qua, faccio di qua. È una cosa meravigliosa. Però questa è la vita, ormai è così. Però poi si conoscono anche persone che stanno facendo la differenza. E sicuramente nel 2007, quando abbiamo fatto il primo congresso medico-scientifico, e poi, però nel 2007, quando abbiamo avuto la prima pubblicazione scientifica, che è nata da il professor Marco Longo, Università di Siena, abbiamo fatto ed è stato pubblicato il primo lavoro sulla fibromialgia. Cos'è questo rumore? Ah, la porta. Abbiamo pubblicato questo lavoro e il professor Marco Longo pubblicò questo lavoro sulla fibromialgia. Voi pensate, ieri sera lo raccontavo, ma ve lo dico veloce, disse, vabbè, se fa il 10% di quello che tu mi dici, pazienti non convenzionali non rispondevano più alla terapia, quindi un problema. Cosa è capitato? È capitato che l'assistente non seguiva la terapia e l'acqua che gli avevamo detto, il dosaggio, e quindi mi chiamò e mi disse, Selfund non funziona. E io gli dissi, impossibile. Come impossibile? Venga qua. E scoprimmo che non usavano l'acqua del rubinetto, che non va bene per il Selfund. Il pH deve essere sopra 6,5, deve essere un basso residuo fisso, quindi San Bernardo, Plose, Sant'Anna. Le acque acide? No. Non faccio un nome, ma le acque acide? No. Se c'è un pH 6? No. Le acque come sapete qui fuori, Farmacqua, queste acque qua. E iniziò a fare i lavori, dopo 3 mesi pubblicò il lavoro. Pazienti che non rispondevano più alla terapia non convenzionale, meno 47 del dolore giornaliero, 47%. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che a queste pazienti che non sanno dove sbattere la testa, che fanno il giro delle 7 chiese, eccetera, eccetera, gli puoi veramente essere d'aiuto. E quindi poi ho scoperto questo mondo, ho scoperto questa sofferenza, questa,
questo manicomio, perché lo chiamo manicomio, del fatto che quando queste persone incominciano a prendere antidolorifici, cortisone, antidepressivi, antinfiammatori, tutto anti, ma ci sarà anche qualcosa che può dire, e non gli, naturalmente la dieta non si cambia, ci scherzi. Quindi è un problema. Giustamente un signore prima mi ha detto, ma di masticazione non ne parlate? Certo, qui abbiamo degli odontoiatri bravissimi, no? Balducci è una grande esperienza, senza masticazione, ma senza attività sportiva, moderata, dove vai? È chiaro che dobbiamo masticare bene, avere una bella dentatura, non avere infiammazioni, ma questo dipende da tutto ciò che è l'infiammazione silente di basso grado che non mettiamo a posto. E allora per questo qui, abbiamo scritto un libro insieme a Francesco Garitano sulla fibromialgia che avete trovato fuori, vedete fuori. Per questo oggi qua ho voluto invitare la presidente della Società Italiana di Fibromialgia, CFU, perché il lavoro che stanno facendo dico che è incredibile, veramente incredibile. Grazie Barbara Sozzi. Lui è molto più alto di me, quindi sono obbligata ad abbassarlo. Intanto buonasera a tutti. E per me è un'occasione fantastica questa. Dopo poi aver ascoltato delle relazioni che parlano di cose, per lo più parlo per me che non sono un medico, io sono una malata. Mi fa capire comunque che ci sia ancora la speranza. Vi faccio fare un viaggio brevissimo dentro la mia vita. Io mi chiamo Barbara Sozzi. Mi vedete? Mi vedete? Per lo Stato italiano io non esisto. La mia malattia, la fibromialgia, non è ancora riconosciuta nel senso che non è inserita nei livelli essenziali di assistenza. Ma non è neanche conosciuta, perché ancora oggi, nonostante l'enorme lavoro di informazione, di sensibilizzazione che come associazione portiamo avanti dal 2016, noi siamo un'associazione recente, abbiamo fatto tantissima informazione, vi dico che dal 2016 ad oggi abbiamo fatto circa 1.400 eventi in tutta Italia, perché siamo un'associazione nazionale. Presente sul territorio e tutto il nostro staff, alcune delle nostre ragazze e ragazzi, perché ci sono anche uomini, sono al banchetto che abbiamo fuori, i nostri volontari, siamo tutte persone che ad oggi risultiamo invisibili per un concetto molto semplice, per tutti molto normale, usuale, cosa che non è per noi. Noi non esistiamo dentro al computer del sistema sanitario nazionale. Quindi cosa significa? Che partendo dai nostri medici di base, che per noi sono fondamentali perché sono la nostra interfaccia, è la prima persona con cui noi dialoghiamo quando stiamo male, non possono ancora oggi inserire una richiesta di visita specialistica, tantomeno terapie, né non parliamo neanche di fare un certificato medico in ambito lavorativo, perché non esiste il codice della fibromialgia per il nostro sistema sanitario nazionale. È stata riconosciuta dall'OMS, l'Italia è già stata sanzionata dall'Unione Europea perché ancora non si è in un qualche modo recata a piedi nel futuro, ma viviamo ancora nel Medioevo. Tanto è stato fatto e con malcelato orgoglio, lo dico da noi, ma lo dico con orgoglio perché siamo tutti malati in associazione e quindi per noi è tanta fatica anche partecipare a questi eventi che sono meravigliosi, anche tutti quelli che organizziamo, informativi, è comunque una fatica fisica. Per molti di noi, per chi non conosce i sintomi, io vado a braccio perché non ho preparato nulla, quindi non ho le slide, ma è detta la malattia dei 100 sintomi, perché non c'è una parte del nostro corpo che non sia interessata da questa malattia o sindrome,
perché ancora si sta discutendo anche a livello istituzionale su quale sia il nome più esatto, coinvolge da dolori muscolari che sono, diciamo, il primo segnale evidente, ma c'è anche una parte neurologica molto importante che a tante colpisce con la forma della fibrofog, ovvero questa sensazione di annebbiamento mentale, quindi incapacità di concentrarsi, di riuscire a studiare anche per, soprattutto immaginate chi è a scuola, chi frequenta l'università, ma anche più piccoli, perché la letteratura ad oggi riporta che è una malattia che colpisce prevalentemente donne intorno ai 50 anni, semplifichiamo. Beh, noi vi possiamo dire che come associazione, essendo appunto nazionali e presenti in maniera capillare su tutto il territorio italiano, riceviamo costantemente chiamate, incontriamo centinaia di persone tutti i giorni. Vi dico che dai nostri social riceviamo circa 250.000 contatti regolarmente, sempre più sono gli uomini, quindi iniziamo a modificare la letteratura scientifica ad oggi, e purtroppo sempre più sono i bambini. Riceviamo telefonate da genitori per bambini maschi e bambine dai 9 anni in su. A livello nazionale noi stiamo cercando di portare a compimento questo passo che quando è nata l'associazione sembrava impossibile, ma ad oggi siamo riusciti già dal primo anno della nostra nascita a dialogare con il Ministero della Salute. Purtroppo il problema qual è? In questi pochi anni abbiamo incontrato 4 ministri della salute, perché sono caduti 4 governi. Barbara, 2 minuti, è possibile? Certo, assolutamente sì, anche perché la conclusione è semplicemente questa. A livello politico vi posso dire che in Italia oggi è tutto compiuto. Noi abbiamo anche depositato lo scorso anno un disegno di legge sia alla Camera che al Senato, che è il primo disegno di legge scritto da un'associazione di pazienti e proprio per questo firmata da tutti i partiti politici. Stiamo facendo un pressing disperato affinché venga adottato questo testo, perché oltre all'inserimento nei LEA, quando ci sarà, speriamo a gennaio 2025, che però prevede solo, diciamo, i casi gravi, quindi pochissime persone, circa 800.000 sui 3 milioni di malati in Italia. Quello dove noi spingiamo è l'approvazione di una normativa nazionale che servirà per valutare e porre rimedio ad ogni ambito della nostra vita, in primis quello scolastico e lavorativo, dove oggi non esistiamo, quindi vengono le persone che lavorano con questa malattia molto spesso vengono licenziate e subiscono mobbing. Quindi ad oggi la scelta è unicamente politica, perché è già stato tutto compiuto dagli studi medici, i soldi ci sono, il MEF l'ha confermato. Il problema è che viviamo in un paese a doppia velocità, credo che lo sappiate un po' per tutto, dove abbiamo un Parlamento che ancora, nonostante tutti si professino e firmino disegni di legge assolutamente favorevoli, ma non si va avanti, e concludo con questa nota positiva e di autoreferenzialità per me, referenzialità per me, che però significa per noi come malati di fibromialgia tantissimo. L'anno scorso ho avuto il grande onore di essere nominata dal Presidente Mattarella ufficiale della Repubblica proprio per l'impegno che personalmente come associazione abbiamo per uscire dall'invisibilità. Quindi il mio messaggio per voi oggi, il portatevi a casa, noi esistiamo e abbiamo bisogno di tutti voi, medici, specialisti, tutte le persone che comunque vengono a contatto con un paziente fibromialgico, abbiamo bisogno di voi per essere sempre meno invisibili e anche per trovare una cura. Grazie mille, grazie Giorgio di questa opportunità. Allora, grazie, perché con Barbara stiamo facendo... Con Barbara stiamo facendo un lavoro importante, un lavoro sui 60 pazienti fibromialgici, lo stiamo facendo con l'Università di Sassari, con l'Università di Cagliari, col professor Fanos, quindi metabolomica ed epigenetica, con la tecnologia S-Drive, abbiamo mappato tutti, lo faremo poi adesso di nuovo a 90 giorni il test e quindi lo metteremo in correlazione con la metabolomica e col self food che stanno assumendo. Naturalmente
il self funziona bene a dosaggi alti, come ha dimostrato ancora una volta la professoressa Feno, ieri ci ha fatto vedere un lavoro importante, un'altra volta, un ulteriore studio sulle cellule UVEC, di dimostrazione che il self-fooding funziona in questi casi, quando c'è soprattutto un problema a dosaggio alto. Quindi fibromialgia si deve partire da 15 gocce tre volte al giorno. C'è anche chi l'assume a 20x3. E quindi questo lavoro poi, insomma, incominceremo poi a divulgarlo. Grazie di cuore, complimenti. Complimenti, grazie. Barbara. Grazie.